Ciao a tutti fantasmini e benvenuti su questo nuovo video su Skyrim Anniversary Edition. Ho venduto un po' di roba qui a Emporio di Beletor, anche lì dalla tipa del fabbro, non mi ricordo il nome. E adesso andiamo subito, senza perderci in chiacchiere, qua a Riverwood per vedere un pochino come continua la missione principale. Com'è? Che hai da guardare? Che cazzo gli occhi hai? Hai bisogno di qualcosa? Madonna mia, ragazzo, dormi! Porca troia, c'ho degli occhi che fanno paura. Eccoci qui. Preparati, Cara! Tu sei il visitatore che sta ficcando il naso in giro. Calmati, testa di nicchia. Vorrei affittare l'attico. Perché devo pagare, cazzo, mortacci sua. L'attico, eh? Dunque, non abbiamo un attico. Ma puoi avere la stanza sulla sinistra. Fa come se fossi a casa tua. Terra è la nostra e mai esiteremo. Il cuor del nemico marcirà nel terreno. Ecco. Dunque, tu sei il sangue di drago di cui ho tanto sentito parlare. Credo che tu stia cercando questo. Oh, grazie. Dobbiamo parlare. Seguimi. Sì, però ridammi i 100 sept, i 10 septing che ti ho dato, non è che sono qua. Che cazzo, a pagare a... Quanto questo mi prendo? A mantenere tutta quanta Skyrim, eh? Giusto, caro? Se ti serve una stanza, Ecco. parla con Delphi. Ci vediamo. Ciao, caro, ciao. C'è qua dentro? Oro. Ecco, mi riprendo almeno quell'altra parte, va. Vediamoci Ora dove... possiamo parlare. Ah, ecco, guarda. Sto. Me le riprendo indietro, meno male, va. A posto, vino, mela rossa, beh, pane. Oh, ora possiamo ritenerci che siamo pari. Ok, torniamo. Intanto qui chiudiamo. Fammi salvare, va. Ok. Andiamo, dai. I Barbagrigia sembrano convinti che tu sia il sangue di drago. Eh già. Spero che abbiano ragione. Hai preso tu il corno? Ti sorprende? Direi che sto diventando brava a recitare la parte dell'innocua locandiera. Perché tutta questa segretezza? Mi aspettavo qualcuno più alto. Perché tutta questa segretezza? La prudenza non è mai troppa. Le spie dei Talmor sono ovunque. Cosa vuoi da me? Non ho affrontato tutti questi problemi per capriccio. Dovevo assicurarmi che non fosse una trappola dei Talmor. Non sono tua nemica. Ti ho già dato il corno. Sto cercando davvero di aiutarti, devi solo ascoltarmi. Va bene. Come ho detto nel mio biglietto, ho sentito che tu potresti essere il sangue di drago. Faccio parte di un gruppo che ti cerca. Che cerca uno come te da molto, molto tempo. Se sei davvero un sangue di drago, va bene. Prima di dirti altro, devo essere certa di potermi fidare di te. Dimmi. Perché hai preso il corno di Ustagrav? Perché stai cercando il sangue di drago? Noi ricordiamo ciò che molti hanno dimenticato. Il sangue di drago è il più potente degli ammazzadraghi. Solo tu sei in grado di uccidere definitivamente un drago, divorandone l'anima. Sai L'anima! farlo? Puoi divorare l'anima di un drago? Sì, è così che ho scoperto di essere sangue di drago. Assorbo certi poteri draghi. Non posso dire altro. Non posso dire altro. Sono affari tuoi. No, vabbè, dai. Bene. E ben presto avrai la possibilità di dimostrarmelo. Mi faccio sapere che posso fidarmi di te? Perché hai preso il corno? Perché stai cercando il sangue? Che hai detto ti... Perché? Hai detto che Tamu ti dà una caccia. Perché? Sì. Siamo nemici di vecchia data. E se i miei sospetti sono fondati, potrebbero avere qualcosa a che fare con il ritorno dei draghi. Ma ora non è importante. Ciò che conta è che tu potresti essere il sangue di drago. Va bene. Perché hai preso il corno per parlare con me? Sapevo che i Barbagrigia ti avrebbero mandato qui se avessero pensato che tu fossi il sangue di drago. Sono davvero prevedibili. Lol. Quando sei arrivato qui, ho capito che ti mandavano i Barbagrigia e che non eri uno dei Talmor. Mi faccio a sapere che posso fidarmi di te, cara. In Se non ti fidi di me, allora perché sei qui? effetti, non è tutti torti, eh.
E vabbè, che cos'è che mi nascondi? Non me lo puoi dire, vero? I draghi non stanno semplicemente tornando, stanno resuscitando. In tutti questi anni non si erano trasferiti in qualche altro luogo. Sono stati uccisi dai miei predecessori, secoli fa. Ora sta succedendo qualcosa che li fa tornare in vita. E qualunque cosa sia, ho bisogno del tuo aiuto per fermarla. Ti rendi conto di quanto ciò sia assurdo? Cosa ti fa pensare che i draghi stiano resuscitando? Più. Lo so, e basta. Questo. Ho visitato i loro antichi tumuli e sono vuoti. Ho capito dove tornerà in vita il prossimo. Andremo lì e tu ucciderai quel drago. Se ce la faremo, ti dirò tutto quello che vorrai. E va bene. Come capì tutto questo? Dovresti saperlo. Sei tu che mi hai procurato la mappa del tumulo delle cascate tristi. Ah. La pietra del drago era una mappa degli antichi luoghi di sepoltura dei draghi. Ho visto quali sono quelle vuote e lo schema è piuttosto chiaro. Sembra muoversi da sud-est, dalle montagne di Geral, vicino a Riften. La tomba di Cairnsgrove è la prossima, se lo schema è corretto. Va bene, dove andiamo? Cairnsgrove. Nelle vicinanze c'è un antico tumulo di un drago. Se riusciamo ad arrivare lì prima che accada, forse scopriremo come fermarlo. Vabbè. Un attimo, cara. Non posso stare con le mani in mano mentre ti decidi. Ti aspetterò a Cairnsgrove. Non perdere tempo durante il tragitto. Io volevo un attimo rubare questa roba qua. Così va meglio. E si è vestita. Mettiamoci in marcia verso Cairnsgrove. Un attimo, dai, fammi prendere sta roba e arrivo, dai. Ah, questo qua lo teniamo, va. Così so che poi posso andare. Qua cosa c'è? Zombie terrificanti, è ancora debole finché. Spada delle Blade, poi tornerò a prenderle. Questa è una delle preferite della gente del posto. È una delle prime canzoni che ho imparato. Parla di Ragnar. Va bene. La storia di Ragnar inizia così, senza che nessuno lo attendesse qui. Andiamo assieme, va, andiamo con Delphine a questo posto, così parliamo un pochino con lei. Beh, dai, andiamo allora. Cairnsgrove è da questa parte. Ok. Possiamo viaggiare uniti o rivederci là. A te la scelta. E dai, andiamo, dai. Tanto che cos'è c'è qua in missione? Corno, consegna il corno ai... Ah sì, recupera il corno, no? Ok. Andiamo, dai. Andiamo. Vai, ti prego. Hai bisogno di qualcosa? Vabbè. Avanti. Dobbiamo arrivare a Cairnsgrove. E andiamo, dai. Dov'è che è qua vicino? Ah minchia, qui, puttana Eva Armicio, no, no. Oh, cazzo che ci vengo con te. Fammi fare il viaggio rapido. Bel viaggio rapido, a fancock, se no minchia qua non finiamo più. Bene. Cave Grove, nuova scoperta. Che succede? Che succede? No, non andare lassù, c'è un drago, ci sta attaccando. Dov'è questo drago? L'ho visto volare sopra la città, per poi posarsi sul tumulo del vecchio drago. Sono lì, tranquillo. Non so cosa stia succedendo lassù, ma di sicuro non andrò a vedere. E tu stai qua, non ti preoccupare, cara. Non c'è problema. Caputtana. Minchia, sarà dura. Però adesso forse abbiamo quell'evocatore, quell'evocazione lì del... Ah, usiamo quel nuovo potere lì, quella nuova evocazione. Alduin che sta... Sta evocando gli altri draghi, sta merda. Allora, fatemi un attimo prendere la pergamena, voglio provarla. Oggetti. Pergamena. Evoca un santo. Facciamo un salvataggio rapido. Ok, cosa ci serve per la collezione?
Delfine. Rimaniamo nascosti. Siamo venuti per questo. Dobbiamo vedere che succede. Il Crotovarus. Calma. Non so cosa sta succedendo. Stiamo a vedere. La situazione è peggiore di quanto pensassi. Mi sta evocando lui. Anche ragione te. Saloknir, Kri'Tar'Jo. Hai sentito? Allora, magia, poteri. Non farla avvicinare troppo. Ho capito, raga. Ho sbagliato, dovevo evocare quell'arciere. Vai. Pippe gli faccio. Merdaccia umana. Il mio signore Alduin desidera la tua morte. Sono felice di accontentarlo. Va bene, dai, qua siamo, no? Bastardo immenso di grigio. Dai, dai. Uccidilo, uccidilo. Dai, ci manca poco. Oh. Che Dio sia dannata. Ci sei riuscito. Hai fatto tutto. Sta succedendo qualcosa. Guarda, guarda. Per gli dei. Sta di vaniglia questa l'anima. Hai visto come l'ho divorato? Sta di vaniglia. Ah, oro 200, scaglie di drago, prendiamo tutto. Dei del cielo. Hai visto? È così dunque. Sei davvero il sangue di drago. L'ho detto io. È così dunque. Ti devo delle risposte, vero? Certo che devo. Avanti. Chiedimi quello che vuoi. Chi cazzo sei tu? Tu chi sei, cosa vuoi da me? Sono uno degli ultimi membri delle Blade. Molto tempo fa le Blade erano ammazzadraghi. E servivamo il più grande ammazzadraghi di tutti, il sangue di drago. Sono due secoli che le Blade cercano uno scopo, dai tempi dell'ultimo imperatore sangue di drago. Ora che i draghi stanno tornando, il nostro scopo è chiaro. Dobbiamo fermarli. Ok. E le Blade chi sono? Esatto. Oggi nessuno ricorda neanche i loro nomi. Un tempo a Tamriel erano conosciuti come i protettori degli imperatori Septim. Ma quei giorni sono ormai lontani. Negli ultimi 200 anni abbiamo cercato il nuovo sangue di drago per guidarlo e proteggerlo, come abbiamo giurato di fare. Ma non ne abbiamo mai trovato uno, finora. Quindi cosa sai sul ritorno dei draghi? Assolutamente nulla. Ecco. Pareva. Sono rimasta stupita quanto te nel trovare quel grande drago nero qui. Quello era lui. Ho già visto quel drago prima.
Quello che è fuggito. Davvero? Sì. Dove? È stato quello che ha attaccato Helgen quando Ulfric è fuggito dagli imperiali. Interessante. Lo stesso drago. Maledizione. Stiamo brancolando nel buio. Dobbiamo capire chi tira i fili di tutto questo. Va bene. Quindi, cosa facciamo adesso? La prima cosa che dobbiamo fare è scoprire chi c'è dietro i draghi. I Talmor sono la nostra pista migliore. Se non sono coinvolti, di sicuro sanno chi lo è. Va bene. Quindi? Cosa ti fa pensare che siano loro? Ancora nulla di certo. Ma il mio istinto dice che non possono essere che loro. L'impero aveva catturato Ulfric. La guerra era praticamente finita. Poi un drago attacca. Ulfric fugge. E ricomincia la guerra. E ora i draghi stanno attaccando ovunque indiscriminatamente. Skyrim si sta indebolendo. E così l'impero. Chi altro ci guadagna se non i Talmor? Ma... perché tanto... ok, cosa facciamo? Dobbiamo scoprire cosa sanno i Talmor sui draghi. Qualche idea? Prima della grande guerra, le Blade aiutarono l'impero contro i Talmor. Il nostro Gran Maestro li considerava la più grande minaccia per Tamriel. Allora era così, e forse ancora oggi. Allora li affrontammo nelle ombre, per tutta Tamriel. Pensavamo di essere alla loro altezza. Ci sbagliavamo. Vabbè, io volevo questa qua, veramente. Prima della grande guerra... Il nostro Gran Maestro... perché non allora li affrontammo nelle ombre, per tutta... Se riuscissimo a penetrare nell'ambasciata di Talmor, è la loro base a Skyrim. Il problema è che quel posto è più protetto della castità di una vergine. Lol. Potrebbero insegnarmi qualcosa sull'ossessione da furto. Quindi come facciamo? Non ne sono ancora sicura. Ho qualche idea, ma mi servirà tempo per definire un piano. Vabbè, intanto io vado di Barba Gialla. Ritroviamoci a Riverwood. Sì. Se al tuo ritorno non sarò ancora tornata, aspettami. Non ci metterò molto. Tieni d'occhio il cielo. La situazione peggiorerà. Va bene allora. Ciao cara. Bene, facciamoci il secondo montaggio. Bene ragazzi, che dire? È dura qua, è dura. Vediamo un pochino se andiamo in questa città qua vicino. Se c'è qualcosa che magari vendono. Scopriamo un pochino su questa città. Però prima facciamo passare un po' la mattina, insomma. Non c'è vita, non c'è niente, tutti che dormono. Ok, ok. Bene. Oh, eccoci qua. C'è un coniglietto. Oh, eccoli qua tutti quanti. Se hai dell'idromele, sei il benvenuto qui. E anche se non ce l'hai, benvenuto lo stesso. Va bene, grazie. La miniera è sempre sul punto di crollare. Meno male che ci sono io a tenerla in piedi. Alla prossima. Mio padre governa questa città. Sei qui per lavorare. Finirai in mezzo ai... Prendi un'ascia e portami tutto il legno che riesci ad abbattere. Abbiamo messo in funzione la segheria prima di scoprire che quel grande boschetto sulla collina era sacro. Adesso non possiamo tagliarli e non possiamo permetterci di costruire un'altra segheria da un'altra parte. Così siamo costretti a recuperare tutto quello che possiamo dalla tundra. Mi dispiace, cara. Ci vediamo. Va bene. Che cosa c'è qua da prendere? Porro, zucche. Oh, le zucche mi piacciono. Così poi me le coltivo anch'io. Le patate ce le ho già a bizzeffe. Salmone. Però c'è scritto rubare, quindi meglio. No, non c'è nessuno. Posso rubare. Ok. C'è nessuno, che se ne frega. Chissà perché prendere il raccolto non è considerato rubare. Non ho mai capito perché. Cavolo. Farina, minchia, la farina ci serve. La farina ci serve. E anche i sali. Bene. Sbagliato, farina. Carota. Ma minchia la farina che ci serve. Cazzarola se ci serve. Va bene, va bene. Allora. No, sta salendo di qua, quindi qui c'è crogiolo. Perché sei ancora qui? Ah, malachite raffinata. Un po', andiamo qua dentro, va. Sono curioso, miniera va al fuoco. Ah.
Sei qui per lavorare. Prendi un'ascia e portami tutto il legno che riesci a fare. Oh, fantastico. Un altro viandante. Sei di strada verso Windham? Oh, siamo sotto il livello. Meno male, cazzarola. Assolutamente vita. Vita, assolutamente. E poi qualcosa in distruzione. Se si può fare... Impatto, maggior parte di incredibile situazione, lancio combinato, mi lanciano l'avversario. La metà della magica, questo è buono, questo è buono. Va, meno male, va. Si serviva proprio. L'ultima pattuglia dei soldati ha parlato di una grande foresta sulla sponda orientale del fiume Bianco. Sì, ma è troppo vicina alla segheria Mixwater. Non vorremmo metterci contro Gilfry rubando i suoi alberi. Beh, dobbiamo pure abbattere qualche albero da qualche parte. Tutto questo sta diventando assurdo. Voglio guadagnare come te, ma non voglio mettermi contro i Nord. Chi potrebbe notare la differenza? La miniera è sempre sul punto di crollare. Questa fa... Meno male che ci sono io a tenerla in piedi. La pagliaccia maledetta. Ah, andiamo, va. Tutta roba che possiamo comunque tenere. Meno male che ci sei tu, va. Meno male che ci sei tu. Come faremo, se no? Niente, qua tutta quanta roba che si può minare. Malachite. È interessante, però io non faccio le armi. Malachite non penso che serva per costruire... Per costruire, come si chiama, la casa. Vabbè, comunque nel caso so dove poter andare. Bene. E qui abbiamo scoperto un pochino quello che c'è. Quindi c'è tanta crisi di legna in questa cittadina. Vediamo un po' se il barista là... A meno che questi nel giorno di giorno lavorano e di notte se la danno... Fare il minatore è un lavoro duro. Che si dice in giro? Alcuni dicono che a Riften ci sia qualcuno che può cambiarti la faccia. Trasformarti. E vabbè, chi se ne frega, lo so già quello, caro. Benvenuto a Kynesgrove. Se vuoi fare affari qui, devi parlare con me. Mio padre governa questa città. Se ti metti contro di me, finirai in mezzo ai guai. Tu che cazzo non sei? Non hai un'aria così pericolosa. Scommetto che riesco a spenderti. Ah sì, dai, combattiamo. Perché sei ancora qui? Combattiamo, no? Vabbè. Povero Roggy. Se vuoi fare una buona azione, compra dell'idromele per quel nord. Ne va matto. Chi è Roggy? Vive da sempre a Kynesgrove. Racconta delle splendide storie. Mantiene alto il morale di tutti. Mi deve parecchio denaro con tutto quello che si beve. Io gli dico di non preoccuparsi, ma lui è cocciuto come tutti i Nord. Quel disgraziato non ha il denaro per ripagarmi. Quindi finisce per deprimersi, così ricomincia a bere e il ciclo torna a ripetersi. E se parlassi con Roggy? Se tu potessi convincerlo che non mi importa niente del suo debito, mi sentirei molto meglio. Va bene, adesso ci andiamo. Ubriacone, maledetto. Una volta da ragazzo ho visitato le distillerie di Riften. Vorrei essere abile come loro. Come fai a sapere tutte queste cose sull'idromele? Una vita di studio, potremmo dire. Il migliore viene da Riften. Ma sono anni che non ci vado. Hai mai provato a produrlo? Non è facile. Fidati. Lo voglio produrre, come si fa? Allora, Idra ha detto di non preoccuparti più del tuo debito con lei. Mi hai preso per un mendicante? La mia famiglia ha sempre onorato i suoi debiti, dai tempi di Tiber Septim. Che sei Lannister? Non è testato, lascia perdere. Immagino che tu abbia ragione. Ecco. Un Nord non dovrebbe essere così orgoglioso da rifiutare la generosità di un cuore gentile. Di a Idra che me la caverò. Beh. Hai già cagato il cazzo alla abbastanza. Prossima volta. Ma speriamo mai più, perché mi sono rotto il cazzo. Mio padre governa questa città. Ancora. Se ti metti contro di me, finirai in mezzo ai guai. Ma ti do una testata che ti lascio mezzo vivo e mezzo morto, rimbambito. Ah, un cocco sto strunz. Rocky non si lamenterà più, te lo assicuro, cara. Sarà un sollievo non sentirlo più che si lamenta dei suoi debiti. Però qualcosa mi dai. Roggy aveva dato impegno a alcune delle sue cose. Quando aveva ancora qualcosa da dare impegno. Puoi prenderlo. Dove sono? Arco nanico, corazza di pelle. Vabbè, l'arco nanico come... Alla prossima. Come roba da tenere da collezione.
Va bene, allora qui abbiamo fatto, quindi tac tac. Bene ragazzi, per oggi è finita qua. Io adesso andrò a telecamere spente a svuotarmi un pochino le tasche, a vendere qualche cagata, e noi ci vediamo un prossimo appuntamento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, e se volete aiutare questo video e tutti quanti gli altri video di Skype che sto facendo, mi raccomando, ricordatevi sempre di lasciare un bel mi piace. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti i fantasmini, ciao ciao. Passa al lato scuro della forza, iscrivendoti al canale di Jack White 28.